Vibranti proteste questa mattina in consiglio regionale per la chiusura di senologia all'ospedale di Isernia, nel mirino Iorio e Toma. Quest'ultimo è lapidario, non sarà più possibile operare nel capoluogo pentro. Pronto un esposto in procura, mentre domani l'onorevole Occhionero incontra il ministro Speranza. Chiede soldi, minaccia e chiude fuori di casa il pensionato che lo aveva ospitato, poi prende a pugni un poliziotto, migrante diciottenne arrestato a Isernia. Primo Piano Molise da oggi è l'unico quotidiano cartaceo in edicola ed esce in accoppiata col Messaggero una nuova sfida per gli editori Marciano Sabrina e Mirella Ricci. Aveva pescato 2 esemplari di tonno rosso, specie a rischio estinzione nell'Adriatico, multa da 50.000 euro al titolare di un natante controllato dal reparto navale della Guardia di Finanza. Entro Pasqua la tratta ferroviaria Roccaravindola-Isernia sarà elettrificata, lo ha garantito ai nostri microfoni l'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Niro, e ancora a breve il bando per il gestore unico del comparto. Infine lo sport, il calcio, il patron del Campobasso Mario Gesuè getta acqua sul fuoco delle polemiche. Intanto l'allenatore Cudini analizza in maniera critica l'ultima sconfitta. Farina amaro, meritavamo qualche punto in più. Nuova edizione del TG di Teleregione, ben trovati a tutti voi. In apertura vi parliamo di quanto è accaduto oggi in Consiglio regionale. Vibranti proteste all'esterno del palazzo e anche all'interno da parte dei manifestanti pro senologia. Come sappiamo il servizio dell'ospedale di Isernia è stato sospeso, non si potrà più intervenire ma si proseguirà solo con l'attività ambulatoriale. Contestazioni soprattutto all'indirizzo dell'ex presidente Iorio e dell'attuale governatore Toma, che è stato lapidario, ha confermato che il servizio non sarà riattivato. Intanto è pronto un esposto in procura, ma vediamo nel servizio di Pierluigi Boragine cosa è successo. I suoi manager... La rabbia dei cittadini nei confronti di chi per decenni da presidente della regione e da commissario ha gestito la sanità del Molise. In tanti anni questo ci avete portato sul lastrico, vergogna! Vergognati! Vergognati! Abbiamo sistemato tutti i parenti, poi i posti sono finiti, ma chi ci mettiamo? I giovani nostri dove vanno? Mia figlia ha 8 anni, dove va tra 10 anni? Dove va? Dove va tra 10 anni mia figlia? Eh? Vai in Svizzera, vai in Australia! Ma come che voglio? Li voglio il mio Molise, li voglio! Il mio Molise che vi siete mangiati! Ve lo siete mangiato! Dai componenti del comitato pro senologia di Isernia critiche feroci anche per chi siede ora in consiglio regionale e non riesce a garantire la continuità di un servizio che ha funzionato e bene per anni. Prima di ogni altra cosa deve parlare con loro. I lavori del Consiglio si arrestano. Toma incontra i manifestanti. Li invita ad ascoltare cosa riferirà al Consiglio. C'è attesa. Sarà vana perché alla fine arriverà una doccia gelata. Toma legge in aula una relazione del dirigente dell'ASREM Lucchetti. Senologia non c'è mai stata, la Breast Unit non è mai esistita al Veneziale, dove non si potrà più operare. Al Cardarelli di Campobasso un centro senologico di secondo livello, lì operazioni e degenza, a Isernia assistenza e riabilitazione. Nessuna speranza per chi ha scelto e continua a scegliere Isernia come punto di riferimento. Io non so se ci sono state mai operazioni a senologia Isernia, anche perché non essendo esperto in materia ho chiesto al dottor Lucchetti, che è il direttore generale facente funzioni, di sospendere e di mettere in mora ogni attività di riduzione delle strutture sanitarie sulla regione. In particolare ho chiesto di non chiudere la breast unit, l'attività di centro di senologia. Il dottor Lucchetti mi ha risposto che a Isernia non c'è mai stato un centro di senologia, piuttosto c'è una sorta di
unità di primo livello e a Campobasso c'è un'unità di secondo livello dove c'è un'equipe di esperti che segue l'iter di una, della cura o dell'operazione, dell'intervento chirurgico della malata di cancro mammario. Scusate se utilizzo delle espressioni non tecniche, non è proprio il mio campo. Quindi a Isernia rimane la unità di primo livello dove si possono fare analisi, dove si possono fare radiografie, mammografie e dove si possono fare interventi ambulatoriali. Laddove la massima autorità della ASREM, quindi dell'azienda sanitaria locale molisana, ha espresso questo giudizio, non ritengo di dover forzare ulteriormente perché metteremmo in pericolo la vita delle pazienti. Però Presidente, il Consiglio aveva votato una mozione che chiedeva sostanzialmente la sospensione di tutti questi provvedimenti in attesa del nuovo POS. Ma si sospende un provvedimento che cancelli qualcosa che c'è? Non si può sospendere un provvedimento che cancelli qualcosa che non c'è. Fanelli, l'ha convinta la relazione di Toma su Sinologia Isernia? Non mi ha convinto il metodo innanzitutto. Abbiamo qui malati, comitati, cittadini che chiedono di essere ascoltati e credo che l'apertura al dialogo sia il metodo corretto per chiunque, sia l'ultimo dei cittadini sia il Presidente della Regione. La seconda cosa nel merito, oggi esiste un servizio reso al territorio, c'erano degli accordi assunti, si deve trovare una soluzione che mantenga la valorizzazione di Isernia senza stravolgere le norme. La gente è attonita, ma ha ancora la forza di protestare. Questo è un problema che tocca direttamente i cittadini. Bravo, io mi aspetto dalla classe politica regionale che veramente per una volta per tutti ci mettessero la faccia, veramente se vogliono aiutare la nostra Isernia, perché stanno proprio togliendo tutto a Isernia. La politica innanzitutto deve rispondere alle esigenze del territorio, che sono quelle di accudire, curare i cittadini. Chiediamo sicuramente che un reparto che funziona sia mantenuto aperto, perché molte persone da Isernia e dai paesi limitrofi vengono a Isernia perché abbiamo due ottimi medici che hanno salvato tante persone. Senologia non si deve toccare perché è un servizio di eccellenza di questa regione, non di Isernia, di questa regione che porta attivo alla regione, non a Isernia, alla sanità molisana. Bisogna far funzionare i servizi e i reparti dove funzionano, non smantellarli e portarli dove non esistono, dove nella pratica non esistono. Deve essere un orgoglio di tutti i cittadini molisani quando c'è un servizio in un centro molisano che funziona. Questo è assolutamente, non possiamo transigere su una cosa del genere. È una volontà politica, la regione è determinante, decide quali sono le sorti, il destino di questo servizio e della sanità pubblica. Siamo in un momento in cui si sta riorganizzando la sanità pubblica, c'è un nuovo ministro che vuole investire sulla sanità pubblica e i primi atti sono in questo senso. La regione Molise deve bloccare, deve fermare, deve tornare indietro, deve chiedere all'ASREM di fare un passo indietro e di subito, immediatamente ripristinare il servizio sanità pubblica efficiente, subito, oggi. Incatenata, la consigliera Calenda attende un cenno della sua maggioranza, cenno che ci sarà, ma di tenore negativo. Da queste catene andranno via quando? Ma vede, io vorrei dirle che potrebbero essere tolte subito, perché io mi aspetto che comunque in qualche modo il Presidente Toma ci dia un riscontro a quella mozione che è stata votata all'unanimità, quindi con la trasversalità delle forze politiche, che era proprio tesa a bloccare il ridimensionamento di alcuni servizi sanitari in attesa del nuovo POS. Dopo aver incontrato inutilmente Toma, la protesta allora si sposta in altre sedi, procura e prefettura, mentre domani l'onorevole Di Leo, Giuseppina Occhionero, incontrerà il ministro della Salute, ormai l'ultima speranza.
Restiamo a parlare di sanità perché c'è sempre aperta anche la questione del punto nascita di Termoli. I sindaci del Basso Molise non intendono abbassare la guardia. C'è stata una conferenza stampa dopo la decisione del Consiglio di Stato, alla presenza anche degli avvocati che hanno curato il ricorso. E proprio uno dei legali, Iacovino, ha invitato la Regione a prendere atto di quanto accaduto appunto in Consiglio di Stato e a dare seguito ai concorsi prima di aprire. Giovanni Cannarsa. Con noi per rilanciare il San Timotio oppure sarà scontro aperto? Non le manda a dire il sindaco di Termoli Francesco Roberti, che unitamente agli avvocati dello studio legale che hanno curato prima il ricorso al TAR e poi difeso il punto nascita al Consiglio di Stato, ha tenuto una conferenza stampa per fare il punto della situazione su quanto avvenuto. Roberti, insieme a tutti i sindaci che con lui hanno condiviso questa battaglia, ha voluto ringraziare gli avvocati Vincenzo Iacovino, Massimo Romano, Vincenzo Fiorini, Silvio Di Lalla e Laura Venitelli. Quest'ultima si era costituita in rappresentanza di un gruppo di mamme. Non ultimo il comitato Voglio Nascere a Termoli, che è riuscito a portare in piazza migliaia di persone. Oggi noi abbiamo il tempo necessario per poter riorganizzare il sistema sanitario di questo territorio, perché non è soltanto il problema del punto nascita, per cui è arrivato il momento che ci diano delle risposte e non che siamo costretti a fare delle azioni semplicemente per garantire quello che è un diritto previsto dalla Costituzione, cioè la salute dei nostri cittadini. Roberti mette tutti in guardia anche sul nuovo piano sanitario. Ma io credo che è uno scaricabarile, perché o questo piano è impresentabile, quindi tutti hanno paura a presentarcelo e noi come sindaci faremo la nostra parte, o probabilmente continuiamo a fare i giochetti all'italiana, dove quel che conta è prendere prebende, avere l'incarico di poter redigere un piano e così far vedere che questo incarico, seppur remunerato in maniera consistente, ha una valenza per riorganizzare un territorio, ma che poi alla fine quel che non va nella direzione dell'interesse dei cittadini, ma semplicemente delle proprie tasche. L'avvocato Massimo Romano rincara la dose: nessuno abbasserà la guardia in attesa di sapere quale sarà la nuova programmazione che la Regione intenderà dare alla sanità. Ci auguriamo che la politica sanitaria, nel caso di specie dei commissari e anche dell'azienda sanitaria, ne tenga conto, anche perché qualora perseverassero mi pare di capire che i sindaci e i cittadini del Basso Molise non è che siano disposti a fare un passo indietro, e noi meno che mai. Quindi da questo punto di vista ci auguriamo che, trattandosi di questioni che riguardano una programmazione territoriale, a compierla siano gli organi amministrativi competenti. In caso contrario, c'è stato un giudice a Berlino questa volta e siamo sicuri che ci sarà ancora una volta. Va giù duro infine anche l'avvocato Vincenzo Iacovino. Bisognerebbe commissariare il commissario, ha detto, puntando anche l'indice sul comportamento ottenuto dalla Regione Molise. Ancora non abbiamo capito in modo specifico la posizione della Regione. La Regione ha fatto parte del processo in primo grado, non l'abbiamo vista nel secondo grado, quindi si presume che si sia rimessa alla volontà del Consiglio di Stato. Oggi io però dico alla Regione: se questo è vero, prendete atto di questa decisione, seppur interlocutoria, e entro il 20 di aprile date almeno seguito, o si faccia sì che si dia seguito ai concorsi attivati, per non arrivare al 20 aprile con le problematiche vecchie, perché è intollerabile che questa Regione ancora oggi sia considerato il fanalino di coda dell'Italia, quando noi potevamo essere, diciamo, una Regione eccellente, una Regione con una sanità di punta, e invece abbiamo mortificato professionisti e cittadini. E restiamo a Termoli, ma cambiamo argomento. Oggi operai in sciopero alla FCA come forma di lutto e di solidarietà verso la famiglia di Fabrizio Greco, l'operaio di 40 anni di Pontecorvo, rimasto ucciso dopo essere stato schiacciato da una pressa nello stabilimento di Cassino. E i sindacati hanno, oltre ad esprimere vicinanza alla famiglia, hanno colto l'occasione per chiedere maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro, dove si continua a morire in questo tragico giorno. È doveroso unire tutte le forze affinché il tema della sicurezza, recita una nota della UIL, sia sempre più un impegno concreto che eviti il ripetersi di questi drammi. Da oggi Primo Piano Molise è l'unico quotidiano cartaceo della Regione, esce in abbinata con il quotidiano romano Il Messaggero, ed è una nuova, l'ennesima sfida per i nostri editori.
Quando si ha di fronte un'avversità si può reagire in due modi, ci si può arrendere oppure si può rilanciare. Hanno scelto la seconda strada gli editori di Primo Piano Molise, da oggi in edicola, in accoppiata con Il Messaggero. Di fronte alla inarrestabile crisi del cartaceo, Marciano, Sabrina e Mirella Ricci non si sono persi d'animo e, spinti dal coraggio che ha contraddistinto la loro storia imprenditoriale, hanno convinto il quotidiano romano a mettere in campo un nuovo progetto, uscire in abbinata per approfondire e selezionare le notizie e garantire ai molisani una informazione imparziale e capillare. Da oggi Primo Piano Molise è l'unico cartaceo locale che i lettori troveranno in edicola dopo la chiusura del quotidiano del Molise, ai cui giornalisti ed editori va la nostra piena solidarietà, perché la cessazione di un organo di informazione equivale ad una cocente sconfitta per la democrazia e lede il sacrosanto diritto del cittadino ad essere informato. Una responsabilità immane dunque per chi avrà l'onore e l'onere, il direttore Luca Colella e la sua squadra, di fungere da punto di riferimento per tutti coloro che si informano alla vecchia maniera, recandosi in edicola e tirando fuori dalle tasche la monetina. Una nuova sfida che la politica, spesso nel mirino di chi ha il compito, per dirla alla Jules Michelet, di censura continua sugli atti del potere, accetta come uno stimolo positivo. Certo, da oggi Primo Piano ha una responsabilità in più. L'informazione ha sempre la responsabilità di spiegare ai cittadini, di mantenere informati i cittadini in merito a quello che accade nelle istituzioni, nella vita delle nostre comunità. Da oggi voi avete una responsabilità in più? Ma il vostro editore è un imprenditore che vede a lungo, non credo che bisogna suggerirgli se ha fatto bene o ha fatto male. Certo, quando si chiude una qualsiasi istituzione, una scuola, un ufficio postale, ma in questo caso un giornale o più giornali, è sempre un senso un po' negativo. Col pluralismo della stampa, democratico, eccetera. Ma voi avete dimostrato nel corso di tanti anni di essere obiettivi, di avere imparzialità nelle informazioni. Conosco il vostro editore, non ho dubbi che così sarà in futuro. Ma è una scelta testarda, sicuramente, insomma, è un voler esserci, continuare ad esserci, volere investire, ma soprattutto investire nell'intendere che bisogna informare il cittadino e bisogna mettere a conoscenza il cittadino anche con un senso critico. Da questo la testata di Primo Piano lo ha fatto in maniera giusta, in maniera capace, intelligente, e quindi il mio augurio da Presidente del Consiglio è che, seppur avendo perso da questa mattina la presenza nelle edicole del quotidiano, Primo Piano riesca a farlo in maniera giusta, coprendo tutto il territorio delle giuste informazioni che il cittadino e il territorio devono ricevere di quello che accade. Se consideriamo che i giornali in Molise fino a qualche anno fa ne erano 6, quindi carta stampata, adesso ne è uno solamente, Primo Piano, affidarsi allo stesso per ridare qualità e per confidare che le notizie, quindi la verità, ogni volta venga in qualche modo proposta ai cittadini molisani, è una gran bella soddisfazione, un motivo anche di grande prestigio. È chiaro che noi facciamo il più sentito e affettuoso in bocca al lupo a Primo Piano. Mi sembra che anche Il Messaggero sia un quotidiano nazionale particolarmente letto e seguito, quindi questa abbinata, io spero, anzi ho la certezza che dia degli ottimi risultati. Entro Pasqua la tratta ferroviaria Roccaravindola-Isernia sarà elettrificata, lo ha garantito ai nostri microfoni l'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Niro, e inoltre ha assicurato che entro la fine del mese di novembre ci sarà il bando per il gestore unico del comparto.
Entro la fine di novembre verrà pubblicato il bando per il gestore unico dei trasporti del Molise. L'annuncio, fatto ad inizio agosto dal governatore Donato Toma, viene ribadito oggi dall'assessore al ramo Vincenzo Niro. Troppe storture nel corso degli anni passati, il settore va regolamentato e quindi la regione va dritta, anche se è consapevole degli ostacoli che potrebbero esserci lungo il cammino. L'accelerata dopo l'avvio dell'iter utile a redigere il piano della mobilità regionale, strumento fermo al 2012 e che venne concordato con la struttura dell'ex ministro Toninelli, quindi che a breve vedrà la luce. Se non ci sono altri contraccolpi, il cronoprogramma porta che entro il 30 novembre noi siamo pronti ad emanare il bando di gara per la scelta del gestore unico e finalmente si mette fine a questa storiella, a questa telenovella che purtroppo non è più sostenibile dalla nostra regione. Noi contribuiamo per parte nostra, con le tasche di ogni singolo cittadino molisano, contribuisce per quasi il 45% con fondi propri, perché quello che lo Stato a noi ci trasferisce nel riparto del Fondo Nazionale è veramente irrisorio. Mi sono sempre domandato come mai nel passato nessuno si è reso conto che rispetto ad altre regioni il nostro Molise nel riparto viene considerato proprio l'ultimo in fase di assegnazione, uno 0,71% sul fondo complessivo nazionale, mentre Lombardia ed altro stanno intorno al 16-17%, quindi credo che su queste cose bisogna fare un po' di chiarezza. Nelle scorse ore l'assessore Niro ha incontrato i delegati di RFI. L'obiettivo è capire come migliorare il servizio, fatto di costanti disagi per gli utenti, e anche quello di verificare a che punto sia l'elettrificazione della tratta Roccaravindola-Isernia. Anche qui l'opera è attesa da anni, ma dopo l'avvio dei lavori alla metà di aprile Niro è sicuro entro Pasqua sarà conclusa. Entro primavera o prima, intorno a Pasqua, Isernia avrà una piacevole sorpresa dove i treni ricominceranno probabilmente a viaggiare con il ritmo giusto rispetto invece a quello che oggi viviamo, questo disservizio continuo, ma come ogni permesso, come ogni concessione edilizia ha bisogno di un periodo più o meno di preparazione, così noi stiamo cercando di preparare un modello di questa maggioranza, fortemente voluto dal Presidente Troma, che noi porteremo in attuazione, credo, nel corso di quest'anno. Ed ora la cronaca con l'arresto che è stato operato a Isernia dalla squadra volanti di un ragazzo di 18 anni, un migrante che dovrà rispondere di resistenza e violenza, pubblico ufficiale. Un uomo che lo stava ospitando in via Saragat, nel pieno centro della città, ha chiamato il 113 chiedendo l'intervento immediato della polizia. Gli agenti giunti sul posto hanno ascoltato il racconto del pensionato che ha riferito di non riuscire a entrare in casa e di aver subito pesanti minacce e richieste di denaro da parte del ragazzo che stava ospitando appunto. Gli operatori si sono avvicinati al giovane che inizialmente aveva mostrato collaborazione, se non che poi il ragazzo si è scagliato contro gli agenti, ha colpito un poliziotto con un pugno fino a che è stato immobilizzato e condotto in questura e qui è stato appunto tratto in arresto dopo le formalità di rito. Proseguono i controlli dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Isernia nell'ambito del programma anticaporalato in collaborazione con i militari dell'arma territoriale nelle attività imprenditoriali della provincia per verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza e sui luoghi di lavoro e appunto sulle assunzioni. A finire sotto la lente di ingrandimento questa volta è stato un esercente di un'attività di ristorazione. Dopo la verifica i militari hanno denunciato all'autorità giudiziaria il titolare per aver impiegato 5 lavoratori in nero. Nello stesso contesto è stata adottata la sospensione dell'attività e contestata una maxi multa da 50.000 euro. Stesso importo della multa che è stata comminata al proprietario di un natante controllato dalla stazione navale della Guardia di Finanza a Termoli. Il proprietario di questo natante
aveva pescato 2 esemplari di tonno rosso, che è una specie a rischio estinzione, è stato bloccato nel corso di un'operazione condotta anche con l'ausilio di un elicottero e è stato quindi denunciato. Come detto, gli è stata comminata una multa da 50.000 euro e il pescato, previo controllo veterinario, è stato ceduto in beneficenza a un istituto caritatevole. Strage di animali domestici a Castel Romano, popolosa frazione di Isernia. Esche avvelenate hanno ucciso cani e gatti. Nicola De Santis. Castel Romano è una delle borgate più popolose di Isernia. Nei pressi della chiesa di San Salvatore, dove si sviluppa gran parte del centro abitato, nei giorni scorsi sono state abbandonate numerose esche avvelenate da una mano rimasta ignota. Carne macinata intrisa di paraflu o di pesticidi, che ha portato alla morte tra atroci sofferenze di numerosi animali. Vittime della follia umana, cani di proprietà che scorazzavano liberi per Castel Romano, ma anche gatti domestici che la sera rientravano nelle abitazioni e che di colpo sono spariti dalla circolazione. Difficile ipotizzare il numero di animali morti negli ultimi giorni. Lo smaltimento delle carcasse dei cani avvelenati, infatti, richiede un iter farraginoso e spesso i proprietari preferiscono non denunciare, limitandosi a seppellire l'animale in giardino. Così come è impossibile individuare il movente di chi ha agito con tale ferocia. Possibile che le esche siano state disseminate sul territorio per combattere il randagismo, così come ipotizzabile che le polpette avvelenate fossero destinate a cani di proprietà per ripicca nei confronti dei loro padroni. Le esche non rappresentano un pericolo solo per gli amici a quattro zampe, ma anche per i tanti bambini che, approfittando del clima mite di questo periodo, fuori dall'orario scolastico, giocano all'aria aperta e potrebbero maneggiarle inconsapevolmente. Intanto i cittadini nelle prossime ore si rivolgeranno alle autorità preposte affinché venga effettuata una bonifica della zona. È partita da oggi a Campobasso la raccolta degli oli vegetali. Per ora sono stati disposti allestiti due cassonetti, uno in via Benedetto Croce e l'altro in via Toscana. Prossimamente toccherà a via Vico e se il riscontro sarà positivo il servizio sarà esteso a tutta la città. Cristina Niro. È un nuovo servizio importantissimo, questo ci tengo a dirlo ai cittadini, che da oggi potranno conferire l'olio di cucina, quindi l'olio di frittura, l'olio del tonno, tutti gli oli alimentari possono raccoglierli tranquillamente a casa all'interno di un contenitore, venire presso questi raccoglitori che sono uno qui presso il quartiere Ceppa e Mercato Coperto, l'altro in via Toscana e conferire all'interno, anziché sversarli erroneamente all'interno dei lavandini o dei gabinetti. È la nuova azione dell'assessorato all'ambiente di Palazzo San Giorgio in collaborazione con la SEA contro l'inquinamento ambientale. Un raccoglitore di oli vegetali che è stato disposto questa mattina in via Benedetto Croce, un altro sarà allestito in via Toscana e già nei prossimi giorni è previsto l'arrivo di un contenitore anche per via Giambattista Vico. Si parte in sordina per vedere la risposta dell'utenza, ma naturalmente l'assessore Simone Credella spera che il riscontro sia tanto positivo da dover poi disporre almeno un raccoglitore di oli vegetali per ogni quartiere. Prima era possibile farlo solo all'isola ecologica di Santa Maria de Foras. Per facilitare questa operazione abbiamo deciso di estenderlo per ora in via sperimentale in 2 o 3 punti in città. Chiaramente se i risultati saranno apprezzabili, come auspichiamo, lo estenderemo in tutti i quartieri della città. L'assessore ha poi ricordato quanto pericoloso sia per l'ambiente l'inquinamento degli oli. Un solo litro ha una capacità di contaminazione che equivale a diversi chilometri quadrati. È capace di causare danni sia nei depuratori di acqua e dove bypassi i depuratori di arrivare direttamente nei corsi d'acqua, creando quella pellicola di vastissima quantità che impedisce l'ossigenazione e quindi la vita della flora e della fauna ittica. Stessa cosa accade nei terreni, dove gli oli creano vere e proprie barriere che non permettono alla vegetazione di assumere sostanze nutritive dalla terra. Si protesta ancora per le strisce blu ad Isernia. Il sindacato FIA dell'Associazione Caponnetto e il PCL hanno chiesto il sequestro dei parcometri perché ad avviso degli esponenti di queste organizzazioni sarebbero illegittimi. Sentiamo il servizio. Continua la battaglia di FIA del Partito Comunista dei Lavoratori e Caponnetto per eliminare gli stalli a pagamento a Isernia.
Le associazioni si sono rivolte all'amministrazione comunale, alla prefettura ed anche alla Procura della Repubblica per chiedere il sequestro dei parchimetri giudicati illegittimi. Abbiamo fatto una lettera al sindaco dove gli abbiamo elencato tutti i motivi di illegittimità dei parchimetri a Isernia. Il sindaco non ci ha mai risposto, poi abbiamo chiesto al prefetto, il prefetto sta facendo le sue indagini. Intanto abbiamo fatto un esposto alla Procura della Repubblica col quale abbiamo tra l'altro chiesto il sequestro dei parchimetri perché secondo noi sono illegittimi in quanto i segnali prescriventi la tariffa oraria di 80 centesimi ad ora per poter parcheggiare è illegittima perché manca a monte l'ordinanza del sindaco che stabilisce la tariffa e quindi è in violazione dell'articolo 7 del codice della strada. La guerra alle strisce blu è per le associazioni principalmente una battaglia di civiltà, ritenendo iniqua la tariffa di 80 centesimi l'ora per i cittadini di un centro ormai agonizzante. Allora, le strisce blu a Isernia sono una violenza inaudita perché Isernia non ha bisogno di queste strisce blu. Io non so le altre città d'Italia cosa hanno e che cosa c'è. A Isernia sono sicuramente ingiuste perché vanno a colpire l'economia locale di Isernia, colpiscono i cittadini, colpiscono i pendolari, colpiscono i piccoli commercianti del centro cittadino, i quali farebbero bene a venire con noi e protestare contro l'amministrazione comunale di Isernia. Non c'è nessun vantaggio per la cittadinanza con queste strisce blu. L'unico vantaggio, nemmeno l'unico vantaggio per le 150.000 euro all'anno che questa ditta dovrebbe versare al comune, non è un vantaggio perché 150.000 euro è irrisorio rispetto ai soldi che questa ditta guadagna con queste strisce blu. Ed anche se la tariffa dovesse essere dimezzata, come richiesto da più parti, Fiadel, PCL e Caponnetto proseguiranno nella loro battaglia legale poiché ritengono sbagliato il provvedimento sia nella forma sia nel contenuto. Noi siamo contrari anche a un centesimo a ora per i parcheggi blu, però se dovessero diminuire questa tariffa, portarla a 5-10 centesimi ad ora, ma siamo contrari perché Isernia non c'è nessuna necessità di questa sosta a pagamento. E poi, chiedo scusa, nessuno le vuole, il popolo di Isernia non vogliono le strisce blu, non vuole le strisce blu. È il momento del meteo, scopriamo insieme che tempo farà in Molise nelle prossime ore. Queste le previsioni per mercoledì 2 ottobre. L'alta pressione inizia a mostrare segni di cedimento. Erosa da una perturbazione in avvicinamento da nord, ne consegue una giornata ancora soleggiata ma con tendenza ad un aumento delle nubi dalla sera notte. Ecco le temperature: Campobasso 14-24, Isernia 14-25, Termoli 20-27, Venafro 14-16. Ed ora restate con noi, ci separiamo solo per qualche istante di pausa, tra poco c'è lo sport. Ed eccoci rientrati in studio per parlare di sport. Partiamo dal calcio di Serie D. Dopo le polemiche per la sconfitta di Pineto, il patron del Campobasso, Mario Gesuè, tenta di gettare acqua sul fuoco delle polemiche. Il campionato è lungo, ha detto il numero uno del sodalizio, fiducioso nella ripresa della squadra. Mister Cudini invece analizza quanto avvenuto in campo e allora ascoltiamolo in questa intervista. Serve continuità, dice. È stata una partita non facile contro una buona squadra che non ha avuto ritmi altissimi, noi idem, potevamo fare sicuramente meglio come ritmo, però poi si è decisa su un calcio piazzato, come sapevamo che poteva essere un'arma a loro favore, però su queste situazioni bisogna stare molto più attenti, bisogna essere molto più
più scaltri, quindi non siamo stati secondo quanto volevamo fare la partita, però dire che abbiamo fatto grossi passi indietro non mi sembra, perché poi la squadra ha lottato, la squadra ha fatto, al di là di, non si può pretendere che la squadra faccia 10 occasioni a partita. Abbiamo avuto le nostre occasioni, non siamo stati forse bravi e fortunati a concretizzarle, ma queste partite a volte si giocano anche così. Noi capiamo la gente che ha voglia, ha necessità di fare il risultato sempre ogni domenica, questo lo sappiamo, ne chiediamo anche scusa se oggi non siamo stati all'altezza delle aspettative, però bisogna capire che il campionato è difficile, non sempre si riesce ad andare su tutti i campi e comandare e padroneggiare con il risultato, quindi noi volevamo fare una partita diversa, metterla sul ritmo dove non siamo stati capaci, e quindi è venuta fuori una partita a ritmi non altissimi, però credo che il gioco l'ha condotto spesso e volentieri il campo basso. Non siamo stati cinici a sfruttare quelle poche occasioni che forse abbiamo avuto. Era giusto che rientrasse Claudio Cafiero, che è a disposizione già da qualche settimana, poteva rientrare domenica scorsa, non è successo, oggi è mancato Damiano Menna e è subentrato lui, ma non cambia nulla nella fiducia su Fabrizio Pistillo, che poi quando è entrato ha fatto anche bene, quindi sono scelte che vanno fatte domenica per domenica, avendo dei giocatori duttili e che possono ricoprire i ruoli entrambi, quindi non è un problema questo. Sicuramente Danilo ha delle qualità importanti per noi, l'abbiamo preso per questo, quindi non è su questo, è inutile girarci intorno, ma abbiamo preso anche altri giocatori per essere a disposizione e per poter fare quello che a noi serve, quindi sono contento di quello che ha fatto Daniel, Giampaolo, come tutti gli altri che sono subentrati. È normale, si è cambiato per dare un gioco diverso, anche strada facendo, per dare delle qualità diverse, però non siamo stati bravi a metterli lì e a sfruttare quelle occasioni che magari loro invece su un calcio piazzato hanno fatto, quindi c'è rammarico da parte nostra, c'è grossa delusione, questo è giusto che si sappia, però andiamo avanti e domenica verrà un'altra partita difficile come quella di Materia, ma siamo ben consci del campionato che vogliamo fare, io non voglio ripeterlo ogni volta, sennò sembra che da una partita all'altra si passa da un campionato a un altro come obiettivo. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso, dobbiamo cercare di avere continuità, oggi non l'abbiamo avuta e quindi andiamo a ricercarla da domenica prossima. Il Campobasso domenica affronterà in casa il Matelica, che ha un punto in più rispetto ai rossoblù, mentre il Vasto Girardi, sempre in casa, affronterà la terza forza del campionato, che è il Porto Sant'Elpidio. Nella prossima intervista ascoltiamo mister Farina, rammaricato per questo ennesimo pareggio nonostante la buona prestazione, e poi Farina analizza anche la novità dei 5 cambi in Serie D. Allora mister, due neopromosse che però si sono date battaglia fino all'ultimo istante. Sì, è una partita complicata anche perché venivamo da un po' di pareggio tutte e due le squadre, però devo essere sincero, penso che i punti avremmo meritato di vincerla, perché quando arrivi fuori casa e hai tutte quelle occasioni che hai creato tra primo e secondo tempo, anche se poi l'episodio ti può condannare, perché sul 2-1 c'è stata una grossa uscita del mio portiere sul loro attaccante, che loro potevano fare il 3-1. Però alla fine, come computo di occasioni da gol, io penso che avremmo meritato di vincere la partita. La girandola delle sostituzioni nella parte centrale del secondo tempo ha fatto sì che praticamente la sua squadra avesse poi avuto tutta la forza per lottare fino all'ultimo istante. Guarda, con i 5 cambi è cambiato il calcio, sembra più basket che calcio. I 5 cambi veramente sono determinanti, l'importante è tenere tutti i giocatori sulla corda. Io cerco di usare degli espedienti, cambio spesso la formazione iniziale per far sentire tutti i titolari. Oggi sono entrato Di Lullo, che di solito gioca titolare, Da Guanno, che due domeniche fa gioca titolare. Cioè c'è con i 5 cambi il calcio un po' cambiato, secondo me se li azzecchi, se li fai giusti può cambiare una partita. Mister, prime 5 del campionato, un risultato più che positivo, il bilancio? Positivo come approccio e come voglia di vincere le partite anche fuori casa. Negativo come punti, perché sono molto rammaricato, perché non ci gira mai, cioè oggi non è che c'era bisogno di tanta fortuna, che la fortuna e la sfortuna la creda sul, anche quel rimballo sulla linea all'ultima azione, no? All'ultimo minuto abbiamo avuto una palla filtrante di Graziosa dentro per Di Lullo, che è entrato forte, ha avuto un rimpallo e la palla è scivolata fuori. Non ci gira mai positiva, però io sono contento dei ragazzi. I ragazzi stanno dando il massimo e sono sicuro che faremo bene.
Ed ora parliamo dell'Olimpia Agnonese che andrà a cercare la prima vittoria stagionale domenica a Monte San Giusto. Intanto mister Rullo parla di quanto accaduto in campo e anche sugli spalti con dei cori razzisti che hanno indignato tutta la società. Prima della partita parliamo dei, abbiamo sentito parlare di qualche improvvero razzista nei confronti dei giocatori da parte di noi. Visto che ogni volta c'è il messaggio contro il razzismo nelle partite, si sente di dire qualcosa? Ma, sicuramente non ho sentito nulla. Qualche insulto, insomma. Ormai è superfluo parlare di queste cose perché in tutti i campi, no? Dalla Serie A a queste categorie si sente di tutto, quindi. Non ho sentito, se c'è stato qualcosa mi dispiace perché purtroppo non cresciamo mai come paese e come mentalità. Questo poi sarà qualcuno che ha sentito, cioè da penalizzare qualcuno, ben venga. Il risultato invece è giusto? Meritavate un po' di più? Primo tempo l'abbiamo fatto benissimo, abbiamo guardato la partita in un modo e eravamo un po' contratti. Purtroppo quando la squadra ha pochi punti in classifica non è facile esprimere un gioco spumeggiante, no? Poi invece il secondo tempo credo abbiamo giocato solo noi, c'è stato l'episodio di ennesimo rigore. C'era secondo lei? Non sono alibi, però. Ha parlato con il giocatore? Il giocatore l'ha toccato, però nel dubbio non ce lo danno mai. No, non sono alibi, perché non mi piace cercare alibi, come dico ai ragazzi. Però non è la prima volta, ripeto. Siccome le partite singono gli episodi, magari un episodio che ci danno a favore, magari vinciamo una partita. Questo va oltre i 90 minuti. Per il resto, ragazzi, non possiamo rimproverare niente. Come secondo tempo, come impegno, sacrificio, abbiamo ripreso una partita e meritavamo anche di vincere, secondo me, il secondo tempo. Abbiamo creato qualcosa in più. Loro, il secondo tempo, non hanno mai superato a metà campo. Ha fatto entrare le fante per cercare maggiore incisività? Sì, abbiamo messo tutte le punte dentro, cercavo di vincerla, senza mostrare il fianco agli avversari, che a volte queste partite per la troppa foca di vincere rischi di perdere. In questo momento è importante non perdere e muovere la classifica, perché la squadra sta crescendo, è una squadra nuova, giovane, che secondo tempo eravamo in campo con qualche 2000 in più, però dobbiamo andare avanti e lavorare. Una parola sull'attaccante a questa che in settimana forse ha sentito un po' troppe voci malevoli sul suo conto, oggi ha ripagato con un gol. Ovviamente queste voci non le ho sentite, anche perché forse il paese sono contenti dell'attaccante. Però un ragazzo che prescinde dal gol, gioca per la squadra, si danna, esce dal campo sempre con la maglia sudata. Questo fanno tutti, qua prescinde dal singolo, sono contento per lui che ha fatto gol. Adesso arriveranno anche gli altri gol degli altri attaccanti. Barbato e Barbato hanno dato qualcosa in più nella ripresa? Sì, Barbato è un ragazzo che è arrivato da poco, quindi doveva ancora entrare nei meccanismi, ci ha dato un po' di qualità in più. Sicuramente la squadra è cresciuta come personalità. Però ripeto, la squadra è giovane, ha bisogno di stare insieme e di lavorare. Poi è chiaro che una vittoria ti porta a lavorare in modo più sereno. Però la squadra non ha mai mollato, nemmeno sotto di 1-0. Sfido chiunque oggi in casa, dopo 4 partite e 2 punti, a reagire in questo modo. E noi l'abbiamo sempre fatto e questo è il sintomo di carattere, nonostante sia una squadra giovane. Ed ora passiamo al basket femminile di Serie A2. C'è stato sabato l'esordio vincente della Magnolia Campobasso. Insieme scopriamo tutti i risultati di questa prima giornata. Ariano Irpino, Atena Roma 76-54, Cus Cagliari Virtus Cagliari 58-63, La Spezia Selargius 70-61, Livorno Civitanova Marche 62-57, Magnolia Campobasso San Giovanni Valdarno 77-60, Pistoia High School Lab 71-42, Umberti De Faenza 89-84. Riposava il Viterbo per questa prima di campionato e vediamo che a 2 punti ci sono Pistoia, Ariano Irpino, La Spezia, Magnolia, Umbertide, Virtus Cagliari e Livorno. A 0 punti tutte le altre. Bene, questa era anche l'ultima notizia del TG, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi ricordo che potete rivedere i nostri servizi collegandovi alla nostra pagina Facebook oppure al sito teleregionemolise.it. Arrivederci.